Buongiorno, benvenuti. Sono molto felice di avere voi e di avere i relatori che seguiranno. Faccio un ringraziamento particolare a chi arriva da più lontano, quindi al ministro Cristina Persson e al sindaco di Lesbo Spiros Galinos, col quale abbiamo parlato in greco con un po' di difficoltà, ma ci siamo intesi fino a questo punto. Io avrei il compito di introdurre il tema della felicità e lo farei semplicemente con alcune riflessioni di altri pensatori. L'idea di partenza è un pensiero di Albert Einstein che, parlando di futuro, lui diceva che la logica è quella scienza che riesce a portarci dal punto A al punto B, ma solo l'immaginazione ci può condurre dappertutto. E in effetti l'immaginazione, la capacità quindi di fare progetti, la capacità di guardare oltre, di avere futuro, è probabilmente una condizione fondamentale per la felicità individuale e per certi versi collettiva. Un'altra personalità che è scomparsa da poco, e ne parlavo prima con il ministro, Umberto Eco, è un italiano, una persona particolarmente intelligente, laico, raccontava che l'unico strumento per raggiungere l'immortalità è guardare indietro. E attraverso la lettura, attraverso l'approfondimento delle questioni del passato, delle vite del passato, in qualche modo si ha forse l'unica condizione terrena di vivere un'immortalità. Quindi c'è anche l'importanza della conoscenza delle proprie radici, e nel caso specifico, pensando agli amici greci, e anche all'Italia, e non solo all'Italia, alla storia dell'Europa, direi che proprio il nostro passato è forse una delle condizioni più interessanti per sapere come immaginare il nostro futuro. Oltre questo, naturalmente, un altro tema o sfaccettatura del concetto di felicità potrebbe essere quello di immaginare la felicità come un incontro tra chi scappa da qualcosa, e quello che accade per esempio sull'isola di Lesbo ogni giorno, e non solo a Lesbo, a Lampedusa e così via, e chi accoglie. Parlando con il sindaco di Lesbo, lui mi diceva: io non ho un problema, ho una grande occasione storica di dimostrare il mio senso, senso della mia isola, della mia gente in questo mondo. È un'occasione storica per dimostrare accoglienza e valori. Quindi paradossalmente la felicità si produce in un incrocio tra chi fugge dall'infelicità e chi accoglie con la felicità. Devo aggiungere che in questo senso, e lo diceva prima il sindaco di Pescara, mi sembra molto, molto giusto, quindi ti faccio i complimenti perché il riferimento alla pubblicità è molto corretto. Se noi immaginiamo le culture, non bisogna mai andare oltre la propria cultura, ma portare oltre la propria cultura, standoci dentro, sapendola interpretare. Si guarda per esempio a quello che accade nel mondo americano. L'arte è un ottimo periscopio per guardare lontano e per capire quello che accadrà di lì a decenni. Utilizzare l'arte sotto questo aspetto è una grande opportunità. E se voi pensate a quello che veniva fatto per esempio negli Stati Uniti d'America con la pop art, che celebrava il consumismo americano in qualche modo, cioè la felicità attraverso la distribuzione di prodotti, la grande crescita, il benessere che lo stesso prodotto trasportava, quindi la pop art è la fotografia di una visione sociale, in questo caso prevalentemente americana. Bene, nello stesso periodo, e credo che Alessandra Mammì sarà d'accordo con me, c'era l'arte povera,
Cioè c'era un movimento in Italia e in Europa, in particolare tra Italia e Germania, che si occupava nello stesso periodo in cui c'era, come dire, la salsa Campbell, di recuperare, voi vedete alle mie spalle sulla sinistra la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto, che era peraltro un emblema semplicissimo di recupero pop, ma in questo caso si definisce arte povera, quindi la consapevolezza, il senso dell'ambiente, tutta una serie di valori che sono valori europei, che sono valori di una cultura che ha incrociato molte esperienze e l'ha fatto da molto più tempo. Quindi l'importanza di sapere interpretare nella ricerca della propria felicità una consapevolezza sociale e collettiva che non sia importata ma che sia endogena. E devo dire che un'altra, secondo me, chiave di lettura del concetto di felicità è quello della bellezza. Ora, pensando a questo luogo, che in fondo era il luogo di una fabbrica che non c'è più, quindi di un progetto economico che non esiste più, è appartenuto alla mia famiglia, probabilmente altre famiglie se ne sono occupate, ma poi alla fine si è svuotato, direi che rimane il valore delle cose con le quali l'uomo da sempre interagisce. L'uomo interagisce con i panorami, interagisce con la sua caverna, che dipinge sin dai tempi antichi e iscrive. L'uomo ha un senso, importante di attaccamento alle cose che lo circondano, che lo modificano, lo ispirano e in qualche modo lo aiutano ad avere un'idea di oltre, di futuro e in qualche modo anche una ricerca di felicità. Quindi c'è una felicità nelle cose e c'è una felicità nel progettare cose che superano, la cadenza economica, ma che restano, e che restano patrimonio collettivo, perché una fabbrica chiude, ma il progetto che c'è intorno a questo rimane. Quindi direi che in questo senso non riesco. In questo senso non vedo nulla sul monitor. Mi pare che questi concetti tutti insieme aprono degli spiragli notevoli all'interpretazione del concetto di felicità. E dal mio punto di vista, anche un'ultima strada che noi abbiamo cercato è stato proprio quello di concentrarci anche nella vocazione che il bacino mediterraneo, soprattutto il bacino mediterraneo, ma quello europeo più in generale, ha avuto nel corso dei millenni per scrivere pagine di storia che hanno a che fare con la felicità dei popoli. Venivano citate, veniva citato Platone, ma insomma dalla storia greca a quella poi romana, e tutto quello che poi ha contaminato l'Europa partendo dal bacino del Mediterraneo è qualcosa di molto importante. Ed è sotto questo aspetto interessante, vorrei annunciarlo qui oggi, un progetto che con la piattaforma Sky, quindi questa piattaforma internazionale che è visibile in molti paesi, sia per il satellite sia perché ha piattaforma Sky Arte in mercati importanti come la Germania, l'Inghilterra, la Francia, abbiamo avviato un progetto, un modello che cerca proprio di chiedere agli abitanti, agli artisti, agli avanguardisti delle regioni dell'Europa e del Mediterraneo, attraverso i linguaggi dell'arte, comprendere quali sono i linguaggi che più velocemente arriveranno ai cittadini. Quindi quali sono quei semi, quei colori, quelle parole, quei concetti e quelle modalità attraverso le quali si possa dialogare più velocemente e fare in modo che il concetto di felicità, il concetto di condivisione sia più veloce e sia più esteso. Quindi io mi auguro, ringraziandovi, che questa sia una chiacchierata per voi ispirante e anche felice. Grazie.